Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Villa Le Grotte con delitto è la rappresentazione che nel pomeriggio di ieri 19 agosto alla Villa Romana le giovani archeologhe di Archeocolor insieme ad Italia Nostra, Italia e al Comune di Portoferraio hanno organizzato per ripercorrere gli ultimi giorni di vita dell'imperatore Augusto tra l'Elba, Pianosa e l'Italia, nel giorno in cui ricorrevano i 2000 anni della sua morte. Stasera abbiamo voluto organizzare una cosa un po' particolare, non ci piaceva fare la solita visita guidata sullo scavo, ma visto che è il 19 agosto del 2014, proprio oggi ricorrono i 2000 anni dalla morte dell'imperatore Augusto e quindi ci siamo inventate un bimillenario della morte di Augusto, visto che c'è un bicentenario di Napoleone, e abbiamo voluto ripercorrere, grazie all'aiuto del nostro professor Franco Cambi e del professor De Grossi, abbiamo voluto ripercorrere leggendo dei passi gli ultimi giorni di vita dell'imperatore, che sono caratterizzati da alcuni interrogativi. Non sappiamo se l'imperatore è morto per cause naturali oppure c'è stata la mano di Livia. La Villa Romana delle Grotte è in realtà il vero centro della rada di Portoferraio e quindi si colloca all'interno e al centro di un arco ideale che parte da Bagnaia e Magazzini e arriva fino al centro storico di Portoferraio, passando attraverso le saline, la collina del Lazzeretto, e quindi è un luogo molto importante, è un luogo importante nella memoria dei portoferraiesi, degli elbani e anche dei turisti, diciamo che è un po' un'icona dell'isola d'Elba. La riapertura della Villa delle Grotte ha incontrato fin da subito il sostegno dell'associazione Italia Nostra, Arcipelago Toscano. Italia Nostra ha creduto fin dall'inizio in questo progetto perché l'Elba qualifica non solo Elba ma tutto l'arcipelago toscano. Siamo in prima linea su tanti fronti culturali, abbiamo le carte in regola per essere all'avanguardia di una rinascita culturale che riguarda tutto il paese e noi all'Elba non siamo secondi a nessuno, le nostre attrazioni sono di altissimo livello, aspettiamo che vengano valorizzate e che valorizzino non solo i beni singoli di cui si parla, ma soprattutto tutto il discorso Elba, l'Elba culturale e l'Elba una rinascita che merita e che stiamo aspettando. Ci ha creduto anche il Comune di Portoferraio, che intende partire proprio dalla Villa Romana per comunicare l'Elba come parco culturale. Questo è un momento a cui abbiamo voluto partecipare in maniera netta e forte perché non è, è l'occasione il bimillenario Augusteo, ma questa deve essere il trampolino di lancio per rivisitare quelle che sono le opportunità sotto il profilo culturale, storico e naturalistico, perché l'Elba deve essere un parco culturale, lo è di fatto ma lo dobbiamo comunicare, quindi Elba Parco Culturale iniziando dalla Villa Romana delle Grotte. Soddisfazione per il nuovo progetto anche da parte della Fondazione Villa Romana delle Grotte, che ha dato in gestione alle giovani archeologhe il sito. Quindi ho accolto con entusiasmo la proposta che mi hanno fatto queste tre giovani archeologhe di gestire il sito archeologico sulle grotte, perché l'ho trovata come un'occasione risolutiva, preziosa, di rendere possibile con la collaborazione anche di altri volontari questo importante sito archeologico che è a Portoferraio. Il pubblico ha risposto bene, io devo congratularmi sempre con le tre giovani archeologhe e credo anche col professor Cambi, insomma, che collabora con loro, perché hanno puntualizzato molto bene con dei testi intelligenti, con quel richiamo a Ovidio che è storicamente fondato, e hanno quindi dimostrato di aver fatto un preziosissimo passo in avanti, che è quello di dare un fondamento letterario e storico al lontano passato di questo sito.